Allora, buonasera, stavolta voglio partire da un fumetto che io sto seguendo da vari mesi, da ottobre, credo. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sì. Sono 4 mesi, è mensile. Faccio vedere il numero uno se lo ritrovo. Questo è il numero uno, è uscito a ottobre. Godzilla, io sono un po' un appassionato di queste tematiche giapponesi, eccetera. Godzilla, tutti sanno, è ovvio che è un eroe. Gigante e Gangster è la prima serie che si è conclusa il mese scorso. No, questo è. Sì, perché il numero 3 contiene sia la fine 2-3, Gigante e Gangster, 2-3. Aspettate, no, questo è il 2, questo è il 3, la fine della prima storia, l'inizio della seconda storia, e nel numero 4 che è uscito questo c'è la seconda storia. Sono due, è una serie ispirata a Godzilla, è della IDV, costa 3 euro e no, questo è il numero 3, l'ho messo il numero 4, vabbè, questo è il numero 4, sto facendo una. Un piatto misto è ovviamente un eroe è un personaggio nato dopo la seconda guerra mondiale in Giappone per le radiazioni, ovviamente, cioè, nato dopo le due bombe nucleari. È ovvio che i giapponesi, un mostro come Godzilla, era il minimo che la loro fantasia potesse tirar fuori dopo aver visto Hiroshima e Nagasaki. È una storia però non scritta da giapponesi. Se ritrovo il numero uno. Questo è il numero uno, ovviamente la presentazione di Godzilla. Costa 3,90 euro rispetto alla Panini, cioè 1,10 euro di differenza, se permettete, non è poco. Disegni molto belli. La prima serie che si è conclusa è la storia di un poliziotto giapponese che è ingiustamente accusato. Scusate, devo dire di chi sono. La prima serie Giganti e Gangster è di John Layman e Alberto Ponticelli. La seconda, che è ancora in atto, è Cataclisma, che è di Cullen Bunn e Dave Watcher. La prima serie è di un poliziotto che è ingiustamente accusato. Arriva in un'isola strana e misteriosa, dominata in un tempio buddista o shintoista, perché trovano queste misteriose. Viene curato. E scopre che queste misteriose piccole fate, come vogliamo chiamarle, dominano questi giganteschi mostri che dominano quest'isola, tra cui Godzilla. Quindi è ovvio che lui prende queste fate per portare a Tokyo e sconfiggere la Yakuza. Però succederà ovviamente il patatrac, perché ovviamente il mafioso giapponese si impadronirà di queste due fate e quindi farà scoppiare un cataclisma pazzesco. Questo è il numero 2, dovrebbe essere questo. Quindi è una storia molto avvincente, mi è piaciuta molto, insomma. Disegni spettacolari per chi piace il genere, ovviamente. Bellissima, mi è piaciuta molto. L'ho trovata in edicola per caso, non è che l'ho cercata. Nel senso, a Firenze, per fortuna, esistono varie edicole. Quindi, nel mio tragitto, ho visto questa Godzilla e l'ho presa. Insomma, si vede che l'edicolante di quell'edicola è un appassionato di Godzilla. In questo ci siamo trovati, perché non è facile trovarla, e ovviamente non è della Panini, è della IDV, però della fumetteria dovreste trovarla. Pezzo 3,90 euro, si è conclusa la prima serie. La seconda serie che è iniziata al numero 3, questa qui, dove finisce ovviamente la prima serie, la prima storia. I disegni sono molto belli, insomma, io penso che un Godzilla anche meccanico, non vi dico come va a finire, vabbè, poi finisce anche. A me piace molto, ecco, sono un appassionato di cultura giapponese, non è fatta da giapponesi. Qui siamo in una sorta di post-apocalisse dove questi mostri, cioè, bellissime anche queste tavole, scusate,
In questo mondo post-apocalittico dominato da questi kaiju mostri, insomma, e questo è ancora in corso, insomma, Godzilla che ancora, cioè, Godzilla viene visto come una forza della natura che si vendica degli uomini per aver fatto esplodere le bombe nucleari, quindi è una rivolta della natura contro l'uomo. Quindi, insomma, anche tematica non così stupidina, ecco, nel senso, fumetto particolare, un fumetto per chi vuole leggere qualcosa di nuovo, a me piace anche. Sì, vabbè, Dylan Dog e Stiamo Esterno, ho letto anche Stiamo Esterno, però mi piace anche un po' variare. Io questa serie la sto facendo, siamo al numero 4. Faccio vedere le copertine, ovviamente non in ordine perché non sono in grado di fare una cosa ordinata. Questa è la numero 3. Questa è quella che trovate in edicola, numero 4, Cataclismi 2 di 3 e il prossimo mese finirà questa pizza. Poi si continua, vabbè, Godzilla, Godzilla, ragazzi. Ognuno ha le sue passioni, cioè, a me questi disegni fanno morire, cioè mi piacciono a morire, quindi naturalmente è una mia fisima fissazione, ecco, naturalmente ognuno ha le sue, poi invecchiando, ma anche una carta ha un buonissimo odore, fatto veramente bene, costa anche meno della Panini, quindi, oh, va bene, Godzilla. Per chi vuole leggere qualcosa di particolare, di strano, uscire dalla Bonelli, insomma, così tanto per provare. Insomma. Io l'ho provato e diciamo che ogni mese mi prendo 3,90 € al mese, non è che sia una grande spesa. Ho speso di più in altre cose con i Dylan Doggoni, eccetera, gli Old Boyoni, insomma, gli Old Boy, insomma, come si chiamano, sono grossi. E quindi questo 3,90 € al mese penso ci possa stare. Proprio. Vabbè, sono spillati, esattamente quello che non ci sono supereroi, ecco, siamo in questo mondo post-apocalittico. Naturalmente, appunto, vi deve piacere il genere, se non vi piace Godzilla, il genere, il Giappone, non vi piace il Giappone, non vi è venuta sta roba qui, e beh, lasciamo perdere. Godzilla, per i fanatici del Giappone, e beh, Godzilla è, insomma, uno dei pochi mostri creati dal Giappone, c'è cioè Frankenstein, cioè, Godzilla è proprio giapponese, e si capisce, insomma, dopo la seconda guerra mondiale perché è venuto fuori Godzilla. Questa sarebbe una lunga storia. Che, comunque, Godzilla, il DV, pubblicazioni, no, scusa, Salda Press, bellissima. Bellissima, a me piace, poi ognuno. Devo dire che appunto non ho. L'ho trovato così e così me lo sono preso e così me lo sto leggendo con molto piacere, devo dire, con molto divertimento, anche per sfuggire sempre, se no, ai Bonelli, se no siamo sempre Bonelli, Bonellidi e Cosmo, che a me piace molto la Cosmo, ma solo che ha ristampato anche Braccio di Ferro, sto leggendo da Braccio di Ferro a Godzilla e ho detto tutto quello che salta da Braccio di Ferro a Godzilla. Vabbè, cioè, non è da Braccio di Ferro a Godzilla, ovviamente ci vuole il salto della quaglia. Vabbè, detto questo, detto tutto, so, per chi vi do questa indicazione, che sono un'indicazione, non è un consiglio, nel senso vi dico c'è anche questa cosa qui, poi so, ognuno faccia un po' come volete, poi dicevo magari uno che è appassionato di Godzilla, dice, ah, però ho visto quel video dove si parlava di Godzilla, quindi c'è anche Godzilla in edicola. O in fumetteria, perché questa edicola dove l'ho trovata io, probabilmente è il proprietario che è appassionato di queste cose e che quindi l'ha messa lì perché io Godzilla nell'edicola del Centro di Firenze non l'avevo mai visto, non l'avevo mai visto, quindi, però ho beccato il numero uno, vidi il numero uno a ottobre 3,90 € dissi, ma sai che io me lo prendo Godzilla e poi mi sono preso il 2, il 3, il 4 e mi prenderò anche il 5. Io permettendo, ovviamente, Godzilla anche permettendo. Va bene, vi saluto e vi lascio. Penso che ho detto tutto. Chi interessa se lo prende, chi non interessa non se lo prende. E andiamo, tanti soldi comunque sono vostri, quindi giustamente fate quello che vi pare. Io vi ho solo dato un'indicazione di un fumetto un po' così strano, un po' particolare. Non credo che possa piacere a tutti, naturalmente è un tipo di fumetto che magari a molti non piace, chi segue i Bonelli magari non, sì, però
però veramente non ho rimpianti. 3,90 euro l'ho speso questo mese per Godzilla.